I primi leader dell'Unione Europea ad arrivare a Kiev per esprimere solidarietà all'Ucraina e al suo presidente Zelensky sono i primi ministri di Slovenia, Repubblica Ceca e Polonia. È il 15 marzo, l'invasione russa è iniziata da appena 3 settimane e intorno alla capitale ucraina si combatte ancora. In quelle settimane in cui buona parte dell'Europa, con in testa Francia e Germania, spera ancora in una soluzione diplomatica, è l'est europeo a schierarsi senza tentennamenti al fianco dell'Ucraina. Altro che soluzione diplomatica, con l'aggressore non si tratta, non ci sono patti possibili che prevedano cessioni di territori ucraini. Lo dice a chiare lettere il presidente polacco Andrzej Duda quando il 21 maggio parla davanti al Parlamento ucraino. Se anche un solo centimetro del territorio ucraino o un pezzo della sua sovranità verrà sacrificato in nome della pace, di interessi economici o di ambizioni politiche, sarà un duro colpo non solo per il popolo ucraino, ma per l'intera comunità occidentale. È soprattutto la Polonia che già nei primi giorni della guerra è in prima fila a fianco dell'Ucraina. Accoglie milioni di profughi, donne e bambini che scappano dai bombardamenti russi con uno sforzo economico e logistico enorme a cui partecipa con entusiasmo e solidarietà tutto il paese. Ed è ancora la Polonia la prima ad inviare carri armati e armamenti di ogni tipo all'esercito ucraino. Insieme all'Inghilterra di Boris Johnson è senza dubbio il paese più direttamente impegnato a sostenere l'Ucraina nella guerra all'esercito di Putin. Ma perché? Certo, 50 anni di occupazione sovietica, quando la Polonia faceva parte del Patto di Varsavia, hanno lasciato cicatrici profonde nella memoria e nell'immaginario del paese. Ma c'è un evento molto più recente della storia polacca che ha creato con la Russia di Putin una frattura che i polacchi considerano insanabile. Il 10 aprile del 2010, a bordo del Tupolev presidenziale polacco, si trovano il presidente Lech Kaczynski e tutti i vertici militari e civili dello Stato polacco. Sono in viaggio verso la città di Smolensk, in Russia, per partecipare alla commemorazione dell'eccidio di Katyn, dove 20.000 prigionieri politici polacchi furono massacrati dall'esercito sovietico nel 1940 e gettati in fosse comuni. Il capitolo più nero nella storia della dominazione russa sulla Polonia. L'aereo però si schianta poco prima dell'atterraggio, uccidendo tutti i passeggeri. È la tragedia peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale per la Polonia. I vertici del paese sono spazzati via in un attimo. Il primo ministro polacco dell'epoca, Donald Tusk, da sempre sostenitore della collaborazione economica con la Russia e che sarebbe poi diventato anche presidente del Consiglio europeo, è l'unico a salvarsi, perché al momento del disastro si trova già a Smolensk con Putin. Le prime indagini sul disastro vengono eseguite dai russi e stabiliscono che si è trattato di un incidente. Donald Tusk accetta la versione russa e anche le condoglianze di Vladimir Putin, siglate da questo storico e controverso abbraccio. Ma il Parlamento polacco non crede alla tesi dell'incidente, anche perché i russi si sono sempre rifiutati di restituire i rottami dell'aereo e così incarica il deputato Antoni Macierewicz di istruire una nuova commissione d'inchiesta. Il rapporto finale, pubblicato lo scorso aprile, accusa senza appello la Russia, ma suggerisce anche che il piano russo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione del primo ministro Donald Tusk. Le analisi citate nel rapporto proverebbero la presenza di tracce di esplosivo sui rottami dell'aereo, avallando la tesi di un attentato organizzato da Mosca. Ovviamente la Russia rifiuta le tesi del rapporto, ma anche i polacchi sono divisi sui risultati dell'indagine. La Commissione e lo stesso Macierewicz sono infatti considerati da metà del paese troppo politicizzati e quindi non imparziali.
Quell'abbraccio tra Donald Tusk e Putin è stato fatto per far sì che l'opinione pubblica mondiale credesse all'innocenza di Putin. Per ciò che è successo a Smolensk, non è solo un attacco, ma anche la più grande operazione di disinformazione messa in atto dai russi dopo la Seconda Guerra Mondiale. E il governo dell'epoca, guidato da Donald Tusk, che era molto legato a Mosca, ha sostenuto e protetto la Russia. Diversi paesi della NATO si fecero avanti per aiutarci nelle indagini su questa tragedia, ma Donald Tusk rifiutò e lasciò le indagini in mano ai russi. Ma l'opinione pubblica polacca capì subito che, proprio come hanno fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, i russi avevano nuovamente deciso di azzerare la leadership polacca, che aveva garantito l'indipendenza del paese. Subito dopo l'incidente c'erano già state due commissioni di inchiesta, una polacca e una russa, e entrambe in poco tempo avevano stabilito che si era trattato di un incidente dovuto al maltempo. Cosa avete trovato che prova che invece non è andata così? I risultati dell'indagine russa accusavano i piloti polacchi. Questa era l'essenza di quei cosiddetti rapporti, ma erano bugie e le nostre ricerche hanno dimostrato che tutti i membri di quelle commissioni sapevano di mentire e che non erano d'accordo con quanto gli era stato detto di firmare. Siamo inoltre riusciti a esaminare alcuni campioni in laboratori britannici e polacchi. Su questi campioni ci sono tracce di esplosivo. C'è stata un'esplosione sull'ala sinistra dell'aereo, di cui abbiamo identificato la posizione, l'ora e perfino il suono analizzando i parametri di volo. Qual era l'obiettivo politico che Putin o che la Russia voleva ottenere distruggendo l'elite politica polacca? Putin voleva consolidare l'alleanza energetica tra Russia e Germania, grazie alla quale l'Europa sarebbe dipesa sempre più dalla Russia per il gas. Ma Lech Kaczynski si opponeva a questa alleanza e in Europa avrebbe posto il veto polacco. Lech Kaczynski non avrebbe mai accettato la costruzione dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, mentre Donald Tusk sì. Inoltre il presidente Kaczynski, nel 2008, durante il vertice NATO di Bucarest, aveva proposto l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Il presidente americano Bush era d'accordo, ma la Germania si oppose. Putin però sapeva quanto Kaczynski tenesse all'indipendenza dell'Ucraina ed è per questi motivi che è stato ucciso. Diritto e Giustizia, il partito che governa la Polonia ininterrottamente dal 2015, è stato fondato proprio da Lech Kaczynski e dal fratello gemello Jarosław. L'opposizione alla Russia, già forte nel partito, dopo la strage di Smolensk è diventato un pilastro della sua politica. Come in tutti i paesi dell'Est Europa, questa avversione oggi si manifesta contro i simboli del passato sovietico. E in Polonia si è arrivati a chiedere persino la demolizione del Palazzo della Cultura, l'edificio più famoso e visitato di Varsavia. Nelle sue sale si tenevano le riunioni del Partito Comunista e qui per 50 anni si sono eseguiti gli ordini provenienti da Mosca. L'enorme edificio, voluto da Stalin, rappresenterebbe il simbolo stesso del giogo sovietico e per questo andrebbe abbattuto. Nella periferia della capitale polacca, anche il cimitero monumentale dell'Armata Rossa, con le sue imponenti statue, è oggetto di aspre critiche. Proprio su questo piazzale, il 9 maggio, anniversario della vittoria dell'esercito russo su quello nazista, l'ambasciatore di Mosca veniva colpito con della vernice mentre rendeva omaggio al mausoleo. In Polonia c'è persino un istituto per la memoria nazionale che è incaricato di rimuovere ogni traccia del passato sovietico polacco. Il suo presidente, Karol Narocki, presiede personalmente alla rimozione dei monumenti sovietici. Questo soldato sovietico è il simbolo del sistema comunista in Polonia, del totalitarismo sovietico. Ecco perché tali simboli non trovano più posto in una Polonia libera. Per questo motivo, l'Istituto della Memoria attuerà la legge del 2016 che prevede la decomunistizzazione dello spazio pubblico e il divieto di propagazione di simboli totalitari negli spazi pubblici. Tra le vittime di Smolensk c'era anche il mio predecessore, il professor Janusz Kurtyka.
Perciò la nostra istituzione è direttamente collegata a quanto accaduto a Smolensk. Qui in Polonia e in tutta l'Europa orientale abbiamo una percezione della storia completamente diversa dalla vostra. Anche i nostri fratelli ucraini stanno smantellando i monumenti sovietici in Ucraina. E anche i lituani, gli estoni e i lettoni stanno seguendo il nostro esempio. Nell'Europa orientale il comunismo sovietico è stato come il nazismo tedesco. Immaginate le svastiche tedesche nel centro delle vostre città. Sarebbe inconcepibile per voi, mentre invece si passa indifferenti davanti ai simboli sovietici. Ma i polacchi non si sono fermati all'abbattimento dei monumenti. Dai primi anni 2000 hanno messo in atto una vera e propria derussificazione della loro economia, riducendo praticamente a zero la loro interdipendenza con la Russia. Uno degli esempi più evidenti si trova su questa lunga e stretta striscia di terra che separa il Mar Baltico dal Golfo della Vistola. Il confine tra la Polonia e l'exclave russa di Kaliningrad divide a metà la penisola e da anni è oramai chiuso, come testimoniano i binari abbandonati della ferrovia che lo attraversava. Tra gli alberi di questa lingua di terra, lo scorso febbraio è iniziato a funzionare questo canale, un'opera ingegneristica imponente costata 250 milioni di euro e creata con l'unico scopo di evitare di dover chiedere il permesso ai russi per uscire in mare aperto. Tutte le imbarcazioni polacche per uscire dal golfo dovevano chiedere autorizzazione alla capitaneria russa del porto di Berdyansk, che ci metteva anche 5 giorni per rispondere. Questo portava via tantissimo tempo. Oggi, grazie al canale, le barche possono uscire quando vogliono. È fondamentale, visto che la situazione di oggi è molto peggiorata con lo scoppio della guerra in Ucraina. Oggi probabilmente non risponderebbero affatto e non ci farebbero proprio passare. Noi di Diritto e Giustizia, il partito di governo, abbiamo sempre spinto per quest'opera, per provare che siamo un paese indipendente e che non abbiamo bisogno del permesso di nessuno per accedere alle nostre acque territoriali. Stiamo cercando di essere il più indipendenti possibile dalla Russia in tutti i settori, l'economia, l'energia. Vogliamo meno Russia possibile nelle nostre vite. Anche noi siamo preoccupati per la nostra economia. Anche noi siamo colpiti duramente dalla guerra, ma siamo anche più resilienti rispetto a voi. E molti paesi europei avrebbero potuto seguire il nostro esempio. Noi, del resto, ve lo abbiamo sempre detto di non dipendere dalla Russia. Noi avevamo avvisato la Germania che essere così dipendenti dal gas russo era un errore, che costruire il gasdotto Nord Stream 2 avrebbe dato troppo potere alla Russia. Però state ancora comprando gas dalla Russia? No, non più. Beh sì, lo comprate con la tecnica del reverse buying dalla Germania. Sì, in questo caso è vero. Ma chiuderemo qualsiasi legame con la Russia in autunno, quando il gasdotto attraverso il Baltico, costruito dal nostro governo, sarà operativo. La Polonia non si è solo svincolata dalla dipendenza russa, ma sta anche cercando di proporsi come nuova potenza regionale, forte anche della sua posizione geografica. L'aeroporto di Rzeszów è diventato il principale hub logistico per tutta l'assistenza militare e umanitaria all'Ucraina. Si trova in Polonia ed è protetto dalle forze armate polacche. Questa è la ragione per cui tutte le questioni pratiche che riguardano l'Ucraina vengono affrontate insieme alle autorità polacche. L'aggressione russa all'Ucraina ha messo la Polonia in una posizione molto specifica e particolare. Siamo l'unico paese dell'Unione Europea, della NATO, confinante con 3 paesi coinvolti in questa guerra: l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia, anch'essa paese belligerante. A causa di questa posizione strategica, il ruolo della Polonia sia all'interno dell'Unione Europea e della NATO è molto importante e la voce della Polonia fa la differenza, perché tutti gli altri partner, compresi Italia, Francia e Germania, se vogliono aiutare l'Ucraina, devono prima coordinarsi con la Polonia. L'importanza politica della Polonia è cresciuta notevolmente anche grazie a nuove alleanze internazionali di cui il paese si è fatto promotore, come il Triangolo di Lublino, un'intesa tra Polonia, Lituania e Ucraina che dal 2020 promuove l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, o il Trattato di cooperazione militare con il Regno Unito e Ucraina, firmato pochi giorni prima dello scoppio della guerra, proprio in funzione antirussa. Perché stiamo creando nuove alleanze con i nostri vicini e con i nostri partner regionali? Perché la gente sta morendo in Ucraina e noi dobbiamo agire adesso.
Nonostante il governo abbia abbassato le tasse dal 17 al 12% e azzerato l'IVA sui generi alimentari, anche in Polonia, come da noi, l'inflazione è cresciuta e così i prezzi. Basta fare un giro per il mercato di Varsavia per rendersene conto. A causa della guerra tutto costa più del doppio. Una cosa però non è cambiata. Nonostante l'aumento dei prezzi, tra la gente qui il sostegno all'Ucraina non vacilla. Dall'inizio dell'invasione del criminale Putin sono aumentati i prezzi delle case, le spese del condominio, del riscaldamento, della benzina e anche dei generi alimentari. Io cerco di mantenere la calma e di comprare solo il necessario. Già adesso vediamo che le persone smettono di pagare le bollette meno importanti per poter comprare gli alimenti. Noi come produttori forniamo tonnellate di merce per le persone che preparano da mangiare ai profughi. Certo, anche noi siamo stanchi. Vorremmo tanto che finisse questa guerra, ma non possiamo mollare ora. Dobbiamo aiutare gli ucraini. Penso che dobbiamo aiutare l'Ucraina, che l'Occidente deve fare di più. E sono convinta che dobbiamo fermare la Russia, perché altrimenti andrà avanti e poi ci siamo noi, i polacchi. Non solo la gente comune in Polonia è più disposta a sopportare le conseguenze della guerra, ma anche l'industria polacca, che però, va detto, è in una posizione migliore della nostra. Siamo un paese di terzisti, ci occupiamo prevalentemente di assemblaggio nel settore auto, un settore che fortunatamente non necessita di troppa energia. Quando lei si confronta in Europa con gli industriali di altre nazioni, dall'Italia ad esempio, nota posizioni diverse dalla vostra riguardo alla guerra? All'inizio forse sì. Qualcuno pensava che avremmo dovuto spingere per una pace forzata per poter poi tornare a fare affari come prima. Ma oggi nessuno mette più in dubbio che bisogna sostenere l'Ucraina. Un ritorno alla situazione antecedente non sarà più possibile e per molti anni tra il nostro mondo e quello russo ci sarà un muro.